ragioni di sicurezza, piazza Matteotti a Riposto è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare dopo che era stato segnalato un traliccio dell'Enel pericolante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e una pattuglia della polizia locale di Riposto che hanno presidiato la zona fino a quando non sono state ripristinate le condizioni di sicurezza. Un'impresa incaricata dall'Enel ha provveduto a rimuovere il traliccio pericolante dal quale si diparte una lunga campata. Eliminato il palo è stato contestualmente sostituito allo scopo di assicurare la normale fornitura elettrica a servizio di un ampio settore del territorio comunale. Al termine delle manutenzioni, con l'eliminazione dei potenziali pericoli, la zona, su disposizione del sindaco Caragliano che ha seguito l'evolversi dei lavori, è stata riaperta ai flussi veicolari in serata.